CSTP, a sorpresa, come il classico coniglio dal cilindro, la triade dei liquidatori, ieri pomeriggio ha spiazzato tutti non solo e non tanto anticipando di 20 giorni la riunione del collegio, ma soprattutto per l'aver piazzato due colpi inaspettati. Il primo: non viene sospeso il servizio, come sembrava inevitabile alla vigilia, visto che l'argomento era all'ordine del giorno. I mezzi continueranno a girare sul territorio salernitano. Il secondo colpo però è quello più inaspettato. Il CSTP viene messo in vendita nella sua totalità. Nel comunicato ufficiale si parla di una manifestazione di interesse finalizzata alla cessione in blocco del complesso aziendale. Una decisione quest'ultima che segue di due giorni l'annuncio del capo del Collegio dei Liquidatori, Mario Santocchio, di coinvolgere il Tribunale nella vendita dei beni immobili del CSTP, ricorrendo al concordato preventivo. Si tratta, secondo molti, di una mossa scientificamente calata in campo per sollecitare a mo' di provocazione i soci che il prossimo 7 settembre saranno chiamati ad assumersi le proprie responsabilità di nuove e più ardite prese di posizione a ridosso della scadenza della manifestazione di interesse di comune e provincia per l'identificazione del gestore alternativo al consorzio nel caso di sospensione del servizio. La scadenza prevista per l'8 agosto è slittata a fine mese con l'apertura delle offerte prevista il 3 settembre. Una proroga che consente anche di contattare altre aziende per convincerle a presentare un'offerta per rilevare l'intero pacchetto CSTP. Fino ad ora, secondo alcune voci, la risposta delle ditte invitate non sarebbe stata entusiasmante. Nell'assemblea, scrive in una nota Santocchio, chiederemo nuovamente ai soci di ricapitalizzare. Se questa proposta non dovesse trovare riscontro, sottoporremo agli enti azionisti la valutazione di altre ipotesi fattibili per garantire la continuità del mandato dei liquidatori. Nel frattempo non sospenderemo il servizio. Il nodo riguarda la ricapitalizzazione, dunque servono 3 milioni di euro, ma in gran parte i soci comuni, capeggiati da Nocera Superiore d'Angri, non sono assolutamente disponibili in tal senso.